Rieccoci da Palazzo Mezzanotte, dove è in corso la EN5G Forum Targato Le Fonti. Ho qui il piacere di avere insieme a noi il maestro di cerimonie, possiamo chiamarlo così, di questa iniziativa, ovvero Alan Friedman. Grazie mille, Alan, per essere qui con noi. Raccontiamo un po' ai telespettatori quelli che sono stati i temi emersi in questa prima parte della mattinata con il tuo confronto con il capo di gabinetto del MIUR Fioravanti e poi gli interventi di Stefano Casaleggio e Area Science Park. Raccontiamoli. Ma devo dire che io l'ho trovato molto interessante stamane, perché abbiamo cominciato questa giornata sulle frontiere della scienza e della tecnologia, ma non in modo di parlare di massimi sistemi, ma come si può tradurre questo in la creazione di imprese, crescita e lavoro. Il capo di gabinetto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Luigi Fiorentino, ci ha dato un quadro di come questo ministero è impegnato e sta cercando di lanciare nuove iniziative proprio per, da un lato, migliorare i curriculum e migliorare le scuole e le università, per essere sicuro che, in modo molto banale, non ci sono sempre quelli che laureano in letteratura, arte e filosofia, e si trova una mancanza di persone con la conoscenza necessaria per l'economia digitale, ma l'importanza della scienza e della matematica, dell'internet e delle cose avanzate. Dopodiché la tavola rotonda che ho presieduto per primo era sulla genomica e la ricerca genetica e epigenetica, che è un campo molto all'avanguardia a livello mondiale, dove l'Italia per una volta non deve sentirsi imbarazzato, perché veramente con Area Science Park a Trieste hanno l'ultima generazione delle sequenziatori del DNA. Questo vuol dire che si può andare verso una mappa genomica in collaborazione con la ricerca che fanno altrove in Italia, da Torino a Firenze, a Udine, a Roma, e finalmente fare il sistema, una cosa che in Italia non si fa abbastanza. Poi abbiamo fatto una tavola rotonda qui che era molto concreto, perché abbiamo avuto un incubator, un innovation factory, una fabbrica di innovazione che investe per Area Science Park in questi nuove aziende digitali. Abbiamo visto dei casi molto concreti di piccole imprese che comunque rappresentano quello che di nuovo l'Italia non ha fatto bene nel passato, ma comincia a fare adesso, cioè prendere l'idea, avere qualcuno che finanzia l'idea all'avanguardia e renderla una realtà imprenditoriale. E quello è la chiave del successo di un rapporto che io chiamo in inglese Public-Private Partnership, un ente pubblico come Area Science Park a Trieste che a livello nazionale comincia a cercare opportunità dove può creare l'ecosistema giusto per sviluppare non solo la ricerca ma business. Questi sono temi cruciali e tra l'altro sono anche degli esempi positivi, perché ci sono, al di là di quello che ai noi le cronache purtroppo ci testimoniano, sia nel 5G sia per l'innovazione come creazione di valore, che questo Taylor ha sottolineato è centrale. Se posso aggiungere, la differenza viene anche dall'utilizzazione di big data e dell'artificial intelligence, perché non basta dire abbiamo diverse iniziative qui e là, ma se riesci a raccogliere la big data e veramente usare artificial intelligence per capire le tendenze a livello nazionale, allora c'è una database che permette alle imprese di veramente sviluppare. Queste sono sicuramente le note positive, Alan. Io però colgo l'occasione di averti qui con noi per chiederti invece qualcosa su che non va tanto bene, ovvero la questione Ilva, ArcelorMittal, 5.000 esuberi, alla fine pare che la questione del cosiddetto scudo penale non fosse la questione dirimente. Tu come vedi questa situazione? Io pensavo, forse speravo una volta oggi di non criticare nessuno e di parlare per un attimo delle eccellenze, delle tasche di eccellenza in Italia, e lei invece mi fa parlare di Ilva e Taranto, che è una tragedia molto triste. E non so come dire, se uno leva lo scudo penale,
significa che il messaggio del governo italiano a Mittal è praticamente: ok, mettete qualche miliardo di investimento, gestite questo importante posto, tenete questi 10 o 20 mila posti di lavoro fra la società e poi i subappalti, subfornitori intorno per l'Italia, ma potete rischiare azioni legali che non c'entrano con vostra gestione degli ultimi 18 mesi, ma risalgono a 10 o 20 anni fa, quando ovviamente l'inquinamento di Taranto ha creato tante malattie e morti. Ma non si può chiedere a un nuovo investitore di assumere il rischio di cause legali che riguardano il passato. E quindi questo scudo penale era una specie di incentivi per Mittal di restare. Se la Mittal veramente andasse via dall'Italia, cosa che spero che non accada, a parte della bomba sociale che rappresenta per l'economia perché è per la società, rischia di danneggiare la credibilità del bel paese fra gli investitori internazionali. Il modo di attirare investimento dall'estero e di essere attraente e amichevole con gli investitori internazionali e di non attaccare gli investitori internazionali. Quindi è una situazione molto delicata. Spero che alla fine il governo farà la cosa giusta, che a mio avviso sarebbe rimettere lo scudo penale, chiedere a Mittal di tornare indietro, e anche se questo un po' fa una figuraccia, meglio una figuraccia così, in cui si torna allo scudo penale, che la perdita di questi posti di lavoro è una nazionalizzazione di un'acciaieria che non andrebbe a buon fine. Si sta parlando anche di un cosiddetto piano B con Cassa Depositi e Prestiti, insomma ecco, è un rischio. Allora, un'ultimissima domanda. Oggi l'Unione Europea ha fornito alcuni dati rispetto alle stime di crescita dei diversi paesi e ahimè anche qui non ci sono buone notizie, perché l'Italia forse è l'ultimo previsto per crescita con più 0,1%. Ma recuperiamo in ottica positiva. Qui stiamo raccontando delle storie di eccellenza ed innovazione. Come veramente il sistema paese e il governo possono sfruttare questo tipo di impulsi positivi per veramente far crescere il PIL? È una domanda non da poco, perché da un lato bisogna che la gestione dei conti pubblici sia responsabile e mi pare che questo c'è in questo governo. Poi bisogna misurare quanto si crea un ambiente per i piccoli imprenditori in cui veramente si taglia il cuneo fiscale, il costo del lavoro, i contributi, si rafforza la busta paga per i lavoratori. E qui con 3 miliardi nella manovra per 2020, diciamo, è il minimo indispensabile, ma bisogna fare molto di più. Dopodiché credo che il governo su ricerca, tecnologia e università non sta facendo male, perché loro sono almeno consapevoli che è necessario promuovere un ambiente in cui privato e pubblico possono lavorare insieme. Il problema è piuttosto nel macro sistema, dove la produttività è più bassa della Germania, la pressione fiscale rimane un problema, la burocrazia rimane forse il nemico numero uno delle imprese, perché quella burocrazia di pubblica amministrazione non aiuta sempre. E quindi è un problema complesso, ma almeno bisogna premiare e incentivare, anche con la continuazione di Industria 4.0 di Calenda, che era importante, bisogna incentivare chi contribuisce e crea valore. Questa è la chiave. Infatti si diceva anche prima, innovazione significa creare valore ed è questo che vogliamo promuovere anche attraverso questo tipo di forum. Grazie ancora ad Alan Friedman per essere stato qui con noi e cedo la linea allo studio.